nessuno si è fatto male, questa è una gran cosa, però sono anni e anni di sacrifici. Gli occhi di Marco Sandre diventano lucidi, come quelli di tutte le persone che assistono impotenti dall'altro lato della strada all'incendio che sta divorando la copertura della storica cantina di Via Risorgimento a Campo di Pietra. Partito da un sistema fotovoltaico, da un impianto fotovoltaico, non so cosa, se un circuito o cosa. Siamo accorti a mezzogiorno e tempo di chiamare i vigili del fuoco. Abbiamo visto il fumo all'inizio e poi le fiamme. Ci ha messo poco a propagarsi, ci pare di capire. Esatto, perché tutto il tetto è in legno dell'azienda. La nube di fumo acre è visibile a chilometri di distanza. Il via vai dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Treviso e Mestre, 30 operatori con 11 mezzi impegnati nel non facile tentativo di evitare la propagazione del fuoco al resto della struttura. È un'azienda di famiglia storica qui dal territorio. Sì, la cantina Sandre è molto conosciuta nel nostro territorio per il vino, per tutto, hai capito? Però dispiace molto questa situazione qua, ma il tetto è tutto in legno, guarda come stanno venendo giù adesso. Sono cose che succedono purtroppo, non si vorrebbe mai, ma così. Un secolo di storia la cantina Sandre, sul tetto l'impianto fotovoltaico già da una ventina d'anni. Non aveva mai dato problemi, dicono, ma dopo Asolo e Pasiano questo in zona è il terzo incendio che scaturisce dai pannelli in pochi giorni. Che impressione le fa? È brutta perché fatica a spegnere questo incendio, il fotovoltaico fa una fatica a spegnerlo. È un dispiacere vederlo. Purtroppo anche perché è un amico. Purtroppo succede, ma bisogna sempre stare attenti, ma speriamo sistemino presto. Mi dispiace per loro. Sul posto l'ambulanza del SUEM, ma anche polizia locale e carabinieri per gestire il traffico.